Ciao Davsim, intanto questo video è una riedizione perché avevo già registrato il video su Mourinho stamattina, 19 dicembre 2018 che è oggi, e lo avevo appena caricato su YouTube, era appena terminato l'upload, tac, è arrivata la notizia dell'ufficialità del nuovo allenatore del Manchester United che è Ole Gunnar Solskjaer, Ole Gunnar, diciamo noi, magari gli inglesi lo chiamano Ole Gunnar, qualcosa del genere, comunque la stella del Manchester United di fine anni 90, lo ricordiamo benissimo, tra gli eroi del Camp Nou, la Champions vinta dal Manchester United in rimonta negli ultimi minuti, nel minuto di recupero contro il Bayern Monaco, e infatti tra quelli che hanno augurato buon lavoro a Solskjaer c'è anche David Beckham, ovviamente. L'ufficialità quindi del nuovo allenatore, e quindi non aveva senso proporvi il video in cui dicevo, e ve lo assicuro che avevo detto questo, secondo me non ci sarà né Conte né Zidane sulla panchina del Manchester United, ma ci sarà un traghettatore fino a fine stagione. Ve lo giuro, avevo detto questo, non posso portarvene prova perché ormai il video è andato, però avevo fatto un video in cui dicevo proprio questo ed si è verificato perché meglio definirlo così, sarà l'allenatore del Manchester United solo fino alla fine di questa stagione. Per me era scontato, era naturale, perché una squadra come il Manchester United, abituata tra l'altro a qualcosa come Ferguson, non avrebbe senso, diciamo, che avviasse un nuovo progetto serio con un nuovo allenatore a cui che potesse poi rimanere per tanti anni, adesso a dicembre inoltrato, in una situazione di crisi e tra l'altro con delle partite difficilissime a febbraio, perché uno dei motivi per i quali alla fine finalmente Mourinho è stato esonerato sono le partite di febbraio, oltre l'ottavo di finale andata e ritorno, febbraio-marzo, oltre l'ottavo di finale andata e ritorno col Paris Saint-Germain, ci sono anche intrecci pericolosissimi con il City, insomma anche tenendo conto delle partite della Premier, il Manchester United farà tante partite di fila difficilissime e quindi mantenere Mourinho fino ad allora sarebbe stato accanimento terapeutico, anche perché ormai la stagione è andata, cioè la Premier non la vinci più, mi sembra evidente, quasi impossibile che tra l'altro con la concorrenza che c'è, che il Manchester possa vincerla, dovrebbe vincere tutte le partite e forse non basterebbe. Per quanto riguarda la Champions, si punta probabilmente a questo punto quantomeno a raggiungere i quarti e poi si vedrà, cercando con appunto questo nuovo allenatore di imprimere un gioco diverso alla squadra, che forse tanto gioco neanche ha e ha avuto fino ad adesso. La questione Pogba, ovviamente, come già abbiamo avuto modo di dire ieri nei commenti sotto il mio video, anche quello bruciato, questi inglesi che fanno queste cose così importanti di mattina, insomma, fanno saltare un po' di piani. Avevamo appunto già detto che il piano Pogba, anche lui, anch'esso è saltato, o meglio, salterà probabilmente, perché se è vero che Pogba avrebbe lasciato al 100% il Manchester United in caso di permanenza di Mourinho, pare sia altrettanto vero che in caso di partenza invece di Mourinho, Pogba non avrebbe più motivo di andarsene. Qualcuno dice: beh, ma allora se Pogba era disposto a lasciare il Manchester United solo per liberarsi di Mourinho e quindi per una questione di convenienza, tornare alla Juve per convenienza, tanto vale che non viene, meglio che non torna. Non so se essere d'accordo su questo, magari no, ma comunque diciamo che già era difficile con Mourinho al Manchester veramente ipotizzare una trattativa per Pogba, sarebbe stato molto complicato. Adesso diventa semplicemente più difficile, ma staremo comunque a vedere. Detto questo, quanto possiamo essere felici per l'esonero di Mourinho? Direi tantissimo. È pesato sicuramente il 3-1, clamoroso, pesantissimo, inflitto da Liverpool, pesantissimo non solo per il risultato, che è un risultato pesante, una sconfitta pesante, sebbene in trasferta per il Manchester, ma soprattutto la dinamica della partita. Ne ho parlato ieri nel video in cui ho fatto un raffronto tra Klopp e Allegri prendendo ad esame proprio quella partita, cioè Liverpool-Manchester United 3-1, e vi ho illustrato le statistiche di quella partita. Insomma, Liverpool ha fatto 36 tiri, 36 tiri totali, insomma veramente ha divorato il Manchester United. Quindi anche sul piano del gioco non c'è stato proprio paragone. Questo dimostra quanto sia indietro il Manchester United, quanto sia profonda la crisi del Manchester United. Una crisi di risultati, ma anche una crisi di identità. Ormai Mourinho era una questione di tempo, l'esonero di Mourinho era soltanto un quando e non un se, ma ne eravamo convinti praticamente tutti. Lui aveva mantenuto la cosa
in stand-by anche dicendo: ma vi pare che posso essere esonerato? Sapete quanti soldi dovrebbe darmi nel caso il Manchester United? E di fatti questo esonero costa 30 milioni di euro, credo, non di sterline, alle casse del Manchester United, per appunto la buona uscita, perché comunque Mourinho è stato esonerato, anche se è stata fatta passare la notizia anche tramite il comunicato ufficiale di ieri mattina, 18 dicembre, che sia stato lui ad andarsene. Mourinho lascia il Manchester United, Mourinho si dimette. Io credo che questo sia stato parte dell'accordo contrattuale tra Manchester United e Mourinho, nel senso di noi Manchester United diciamo che sei stato tu ad andartene, così non fai la figura di essere stato esonerato e magari ti becchi anche qualcosa in meno come buona uscita. Avranno provato a mediare in questo modo. Mourinho, che sappiamo bene quanto sia orgoglioso e lo ha dimostrato ancora una volta sulla panchina del Manchester United, evidentemente ha accettato di buon grado. E quando l'ha dimostrato? L'ha dimostrato ad esempio in una delle ultime conferenze stampa, comunque una delle conferenze stampa di questa stagione, ricorderete, quando ha ribadito che lui ha vinto tre volte, tre volte, tre volte la Premier League, poi ha detto respect, 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 andandosene, quindi mostrando grande rispetto nei confronti dei giornalisti che chiedeva rispetto lui. Ma lo conosciamo, Mourinho è quello che ha fatto così, facendo godere mezza Italia. Questa mezza Italia adesso dov'è? Non sentiamo più il rumore di questa mezza Italia anti-Juventina che ha goduto per il gesto di Mourinho all'Allianz Stadium. Colpa nostra che abbiamo perso. Colpa nostra che abbiamo insultato Mourinho all'Allianz Stadium, me lo avevano fatto anche all'Old Trafford e lui aveva risposto così, però va detto che è stata veramente ingigantita la figura di Mourinho, ma questo non soltanto in questo contesto, e questo è un altro discorso da fare. Quanti anni sono che Mourinho campa di rendita? Viene portato avanti per la sua fama, in realtà più di personaggio che non di vero professionista. Sono troppi anni, secondo me. Il calcio di Mourinho è finito da tempo incalcolabile. Era un bravo allenatore forse 15 anni fa, quando ha fatto vincere la Champions al Porto. Stop. Poi ha vinto altro, ha vinto altre cose, però il suo calcio, proprio come tipo di calcio, è finito veramente da troppo tempo. E difatti è praticamente anacronistico il suo modo di far giocare il Manchester United. È una squadra che, nonostante ha diversi talenti, tra cui Pogba, e lui non riesce neanche a gestirlo, va in difficoltà contro chiunque, va in difficoltà contro chiunque. E gli acquisti che sono stati fatti dal Manchester, ma anche gli ingaggi, pensate quanto guadagna Alexis Sanchez, se non sbaglio 12 milioni di euro netti, anzi no, di più, forse sui 20, ma per fare cosa? Non si sa, visto che, insomma, non, a parte che è stato, ma forse anche infortunato, ha giocato poco, ma comunque non vincono, non ottengono nulla, e quindi voglio dire, è stato veramente uno spreco, così come è stato uno spreco adesso prendere Mourinho e dovergli dare anche 30 milioni. Ma lo spreco l'ha fatto anche lui, perché lo avrete letto, in questa permanenza al Manchester United lui non ha mai acquistato una casa né l'ha presa in affitto. È stato fin dal primo giorno nel miglior albergo di Manchester, il Lowry mi sembra che si chiama, in una suite che costa tipo 1000 euro a notte. Quindi ha speso in questi circa 900 giorni circa 900.000 euro. Avrebbe potuto acquistare una casa, anche più di una direi, invece ha preferito fare così, e uscendo dall'albergo ha detto goodbye guys ai giornalisti che ovviamente lo assediavano per un'ultima dichiarazione, ed è andato via. Ma che cos'è, chi è Mourinho come persona, lo vediamo anche da un altro episodio di questi giorni che ci fa godere forse ancora di più, che riguarda Klopp, perché ricorderete che alla vigilia di Liverpool-Manchester United gli hanno chiesto a Mourinho: è questo il Liverpool più forte che stai andando ad affrontare? E lui ha risposto: io ho affrontato un Liverpool che era appena uscito vincitore della Champions League, era vincitore in carica della Champions. Questo Liverpool non ha vinto niente. Chi ha vinto la partita? Il Liverpool. E all'indomani della sconfitta e dell'esonero, quindi nella giornata di ieri, le dichiarazioni di Klopp quali sono state? Avrà per caso affondato il dito nella piaga dell'esonero Mourinho, riprendendosi una rivincita per le dichiarazioni che aveva ricevuto lui? E no, perché Klopp non è Mourinho. Klopp ha detto invece, da gran signore,
Questo esonero e questa situazione non toglie assolutamente nulla a quello che Mourinho ha vinto nella sua carriera, dandogli quindi merito di quello che lui ha vinto in tempi molto risalenti rispetto ad oggi, che quindi non c'entra nulla con quello che è Mourinho oggi, e facendo quindi il contrario di quello che ha fatto Mourinho con lui, cioè togliergli anche quello che ha adesso, perché è innegabile che Liverpool sia una delle squadre più forti e in forma del panorama europeo non da pochi mesi, ma da un anno almeno, da un anno buono, e non solo per aver raggiunto la finale di Champions. In tutto questo c'è la questione Pogba, non la questione Pogba alla Juve, ma la questione Pogba social. Chiudiamo con questo perché, come sempre, siamo vittima di clickbait. Avete letto dovunque la notizia, io stesso ci sono cascato, lo ammetto. Ho letto la notizia su uno dei siti nostri italiani che parlano di calcio, che riportava, ecco, la reazione di Pogba all'esonero di Mourinho. Sono andato a vedere, ci sono cascato, sono stato veramente un pollo, e poi ho scoperto che la notizia non c'era. Era una fake news, nel senso che cosa è successo? Alle 9:45, credo, italiane, è stato esonerato ieri Mourinho. Alle 10:30 su Instagram esce una foto di Pogba con uno sguardo ammiccante, quindi soddisfatto, con una felpa Adidas, e sotto in descrizione caption this, quindi aggiungi una descrizione, l'hashtag Manchester United Adidas Football Here to Create, quindi chiaramente un post pubblicitario che però è stato rimosso circa 15 minuti dopo, quando ci si è resi conto che si trattava di un post equivoco che faceva intendere che quella fosse la reazione di Pogba all'esonero di Mourinho. Invece no, poi è stato intervistato da giornalisti seri, ovviamente non italiani, con tutto il rispetto, lo staff di Pogba, che ha rivelato, ma l'avevo capito subito perché era evidente, che si trattava di nient'altro che di un post programmato per sc soli scopi pubblicitari, legato all'evento Adidas di Parigi di lunedì 17, in cui ha partecipato anche Dybala, e ve ne ho parlato, abbiamo visto anche la foto in cui fanno così, e che quindi era stato già programmato. Nel momento poi in cui ci si è resi conto che poteva essere controverso, è stato rimosso, ma lungi dall'essere la reazione soddisfatta di Pogba all'esonero di Mourinho. Che poi nello spogliatoio del Manchester probabilmente stiano facendo festa, non lo sappiamo, e che i tifosi del Manchester stanno sicuramente facendo festa, questo lo sappiamo, basta farsi un giro sui social, è un altro discorso. Ma stiamo facendo festa, credo, anche noi. Gli unici che non stanno facendo festa sono gli antisportivi italiani, che vedevano in Mourinho il nuovo paladino dell'antijuventinismo in Europa, solo per una sconfitta che comunque non ha condannato la Juve a nulla, perché il girone l'ha passato da prima. E molti di quegli anti-juventini, come prima squadra, tifano una squadra che non è neppure arrivata agli ottavi di Champions. E tanti saluti. Allora, ci vediamo nei commenti per parlare anche di questa questione, molto, e molto presto, naturalmente, con nuovi video, e sempre Forza Juve.